A Teramoldi, fuori delle mura della città, nei pressi del vecchio stadio comunale, c'è la chiesa di San Giuseppe, edificata intorno alla fine del Cinquecento. Da qualche anno ha il tetto sfondato. La curia non ha il dovere di intervenire perché la chiesa risulterebbe di proprietà privata, essendo appartenuta al barone Tulli fino al 1799, quando fu ucciso insieme a tutta la sua famiglia. Rimase allora in custodia alla famiglia di Pietro, che apparteneva alla confraternita dei falegnami, devoti appunto a San Giuseppe. Per salvare questo edificio storico dal degrado e dal disfacimento si sono messe insieme alcune associazioni culturali cittadine che per la prima volta hanno presentato insieme un progetto di recupero, con il Lions Club di Teramo, che ha pagato l'intervento di copertura provvisoria del tetto. Parteciperanno il Masci 2 Teramo, Sor Optimist, Rotary Club Centenario, Rotary Club Genius Loci, Teramo Nostra e Ande. Intanto il sindaco Brucchi convoca sul luogo tutti i partecipanti al progetto e annuncia che arriveranno fondi anche dalla sovrintendenza ai beni architettonici. È stata una bella sfida a cui hanno partecipato tutti, insomma, e in questo momento credo che sia un aspetto importante da sottolineare. La città vive un momento particolare, un momento difficile, e c'è bisogno che tutte le forze politiche, ma non solo, diciamo, come dire, si riuniscano in una collaborazione che è poi quella che può dare i frutti. Questo è un piccolo esempio, ma insomma davvero tanti sono quelli che si sono impegnati per un discorso simile. E ripeto, io attraverso ho chiesto alla sovrintendenza un finanziamento che diciamo, a giorni verrà definito.